Beniculturali.it, il focus. L'estate termina nel segno più per i musei e il turismo italiano. Il grande successo della prima domenica al museo di settembre e i dati positivi di Ferragosto al museo confermano una tendenza di crescita che potrebbe portare nel 2017 a superare i 50 milioni di visitatori nei luoghi della cultura statali, mentre le spiagge hanno visto il tutto esaurito e forte affluenza si è registrata nei tanti borghi e nelle città d'arte del nostro paese. Musei, siti archeologici, antiche biblioteche, monumenti e paesaggi mozzafiato, tutte bellezze da scoprire o riscoprire grazie alla campagna social dei musei italiani di settembre, Mirabili Visioni, che attraverso l'account Instagram @museiitaliani sfida i visitatori a scattare e condividere tutto ciò che merita. Dopo la grande partecipazione alla campagna Attimi di Gioia lanciata in agosto, prosegue così il coinvolgimento del pubblico dei musei attraverso il web 2.0. È in corso la 74esima mostra del cinema di Venezia, appuntamento al quale il cinema italiano arriva in grande forma con ben 4 film in concorso e carico di importanti novità. Il varo della nuova legge cinema potenzia il sostegno statale al settore, incentiva i nuovi talenti e dà certezza sulle risorse, mentre il rilancio dell'Istituto Luce Cinecittà, con il ritorno nel settore pubblico, riporta prestigio e prospettive a questa importante istituzione culturale. Tra i tanti eventi della mostra, inoltre, si conferma la seconda edizione della sezione Migrarti, con 23 cortometraggi realizzati da migranti di prima e seconda generazione in proiezione al Lido. L'iniziativa, sostenuta dal MIBACT e da Rai Cinema, dà voce alla creatività dei nuovi italiani con l'obiettivo di promuovere il dialogo interculturale. Notiziario a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Info su beniculturali.it.